a vedere le misure alternative. Talvolta ci sono, perché nei serbatoi ci sono dei sistemi a docce, ci sono dei sistemi di pulizia, senza bisogno dell'accesso. Poi non abbiamo, cioè ovviamente per brevità non ho fatto vedere tutto, ma il problema è la svinatura, quando vai dentro e c'è una motta di vinaccia che devi tirare fuori, ancora oggi con il rastrello entra dentro in un salone da 300-400 ettolitri con un tipo di volume, vai dentro con il rastrello, tiri fuori la vinaccia e la porti fuori, e quindi sostanzialmente lì obiettivamente non c'è a oggi un meccanismo, ma per la pulizia ci sono, però bisogna studiarlo, bisogna vederlo. Il messaggio che vorremmo passasse è che si coordinino col sistema di soccorso e che diano notizie decenti prima della partenza, quando chiamano, perché se noi arriviamo lì e non sappiamo cosa c'è, diventa un grosso problema. Dobbiamo prepararci anche con un piano al momento. Io ho una domanda, ma io parto da lontano, ad esempio anni fa a Porto Marghera, entrare nelle cisterne, nel PCCUN, non mi arriva immediatamente, proprio mi arriva dopo, perché il PCCUN uno era cancerogeno e pure l'altro era cancerogeno. Il problema qual è? Qui bisogna arrivare a dei sistemi, come diceva l'ingegnere prima, meccanici, dove si evita di far entrare un operatore e che abbia un tipo di lavaggio, ma in modo che si fa, perché dentro non sai mai cosa trovi dentro lì. Quindi bisogna trovare dei sistemi che sono meccanici e nessuno deve entrare. Beh, d'accordo, però teniamo cose dette adesso. Poi chiudiamo un attimino sta parte, più che altro perché se no non abbiamo spazio per gli altri. Tenete presente che oggi, come ho scritto su un articolo tempo fa, esiste un progetto europeo che si chiama Petrobot. Petrobot è un consorzio europeo che sta studiando misure alternative all'accesso mediante l'utilizzo di ROV, quindi poi di filo guidati e compagnia, però dopo un po' di lavoro recentemente hanno mandato in giro una newsletter con 5 tipologie diverse di apparecchiature che vengono utilizzate. Però voglio dire, c'è un consorzio europeo che sta lavorando su sta roba e perché hanno ritrovato, cioè hanno riscontrato che il problema c'è. Però ora che arrivi effettivamente per ogni singola tipologia una macchina alternativa che sia in grado comunque di fare una serie di lavorazioni, beh, ci abbiamo ancora molto da aspettare. Banalmente, voi immaginate il famoso accesso dei generatori di vapore a tubi di fumo, dove sostanzialmente ancora oggi l'operatore deve andare a vedere se esiste una critica, e quello lo fa ancora solo con esame visivo diretto, perché sennò altre macchinette non ce ne sono. Mi devo arrogare il dovere di dirvi di interrompiamo un attimo adesso la sessione domande, perché dobbiamo lasciare spazio ai prossimi relatori. Chiedo scusa io per i presenti. Quello dei relatori, ingegner Luciano Di Donato, anche lui dell'INAIL, settore ricerca. Per darvi rapidamente la parola, intanto che buongiorno a tutti, voglio ringraziare intanto per l'invito. Quello che vi farò presente è l'attività, diciamo, di ricerca che sta sviluppando l'INAIL su ambienti confinati e sospetti di inquinamento. Alcuni dei relatori che avete visto qui in sala, quindi il professor Melloni e il professor Bacchetta, sono parte delle attività che stiamo facendo insieme e che stiamo portando avanti, che prevedono alcune cose che vi farò vedere. Intanto partiamo, diciamo, da il primo problema che ci siamo posti, diciamo, a questo tavolo di lavoro, è quello di individuare le criticità e individuare, diciamo, gli ambienti. Individuare gli ambienti è chiaramente finalizzato a utilizzare quelli che sono gli articoli fissati dal decreto legislativo 81 e naturalmente dal 107, richiamati dal 177. Non siamo andati a inventarceli di nuovi. Dove c'è qualche problema similare a quello che può essere